Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, sono FabiJ e oggi siamo su The Evil Within. Amico mio, ti sei lavati i capelli l'ultima volta? La madonna, no, chi è? Dove sono finito? Dove siamo? L'ambulanza, ok, era un sogno, grazie a Dio era un sogno. E papà passa in mezzo al fuoco così, a caso. Che cazzo sei, la torcia umana? Non sto capendo un cazzo, ma giuro, niente. Cioè, ragazzi, mi hanno... Dove sono gli altri? Sono spariti tutti. Siamo caduti in un... Tra l'altro qualcuno è stato trascinato, quindi direi che sono andati di qua per forza. Però non so dove, ragazzi, siamo partiti malissimo, cioè non ho mai visto un gioco partire così male, però vabbè. Giorno, quello lo conosco. No, come non detto, non lo conosco per niente. Non ti avvicinare perché non lo fare. Non lo fare. Ma perché devi che cliché? Ma perché, ragazzi? Ma cosa c'hanno nel cervello i protagonisti degli horror? Ma perché? Giorno, cosa stai mangiando? Non voglio sapere cosa stai mangiando perché te l'ho chiesto. Salve. Giorno, che bello, ma che posso unirmi a lei? Guarda, io ho mangiato un po' di cereali stamattina. Questa è stata una genialata. Bravo, bravo, bravo. Connelly. Ah, vedi che lo conoscevo, non ero stupido. Che cazzo fa? Mangia. La madonna, cos'è? Che schifo. Giorno, bello mio, cosa siamo, Resident Evil? Suca! Suca! Su! Madonna che mira brutta che c'ho. È morto! È morto! Fantastico! Premi Q per usare. Ok. Posso. Ah, ok, si accende da sola proprio. Col pensiero. Non ho capito dove stiamo andando. Ascolta, zio, se provi a male. Questa è una trappola. Ehi. Volevi avvisarmi di questo? Sono un poliziotto. Forse posso aiutarti. Come faccio a portarti in un ospedale? Ospedale. Ma perché ospedale. C'è la roba che volteggia, ospedale. Raga? L'avete vista? Ospedale! Ospedale! Ecco, io avrei reagito allo stesso modo. Non è che è pazzo. Anch'io avrei fatto così. Disarmare le trappole, barra spaziata. Ma chi è che mette le trappole? Chi è che le mette? Non l'ho capito. Ascolta, dove è andato? Non è sparito. Vabbè, non ti porta all'ospedale. Non sono un deficiente. Stai tranquillo. Ma perché c'è una porta insanguinata? Ragazzi, io non dovrei neanche entrarci in sti posti. Però mi... Cioè, vabbè. Lasciamo perdere. Giorno! Per me... Che ci fa sta tizia qui? Ma perché noi esseri umani normali entriamo negli specchi? Cioè, a voi non vi capita mai la mattina quando vi specchiate proprio di testa in dentro proprio? L'importante è che lui sia contento, poi... Vabbè, c'è un'altra casa, un altro specchio. Ormai, ragazzi, sono innamorato... Buongiorno! C'è un tizio che bussa alla porta, non sa... No, guarda, zio, c'è il campanello, eh. C'è il campanello, no, non c'è bisogno... Uccisione in silenzio. Ma perché devo ucciderlo? Ascolti, non ha... No, si è girato. Ma ragazzi, mi sta vedendo... No, cazzo, mi ha visto! Ragazzi, no, è perché sono sexy, quindi la gente vuole, tipo, abbracciarmi, ma io no! Ecco, bravo, zio, bravo, stai fermo. Ascolta, vedi di star calmo perché ti arriva una pallottola. Cazzo, che cazzo fa? Ma chi è? Jackie Chan, sto tizio? C'ha un'alzata di gamba che, minchia, manco una ballerina. Cazzo, vabbè, dai. Non mi toccare, lurido porco. Ucciso. Ma no, ma non ci credo. Ma vaffanculo. Ma io gli ho sparato in faccia sto stronzo. Mio Dio. Chi è quel? Raga, c'è un tizio che è corso dentro insieme a... Allora, fermi un attimo che devo capire. Com'è che uccidevo silenziosamente? Ecco. Contro il più bello. Ok. È tragica sta cosa, ma devo farlo perché sennò mi stupra lui. Muori. Muori. Stronzo. Ecco, eccoli, perfetto. Dove non c'hai il cervello, amico mio. Io, ragazzi, non ho capito perché devo bruciare la gente. Non ha senso. Va bene. C'è un tizio qua dentro che non voglio andare a trovare perché mi cago addosso. Si può passare di qua? No, perché ci sono le ragnatele, quindi preferisco entrare. È la madonna, ma non è un accendino quello, è un acido. Ho bruciato un corpo in 22 secondi, neanche meno forse. Giorno. Ah, è uscito dal retro. Vabbè, furbo lui. Raga, ecco, dove cazzo va? No, amico, ah, questo qui è il tizio di prima, perfetto. Ancora il tutorial, tra l'altro, impossibile. Ragazzi, brucia tutto, non è normale sta cosa. Io ho già un cancello che si chiude da solo. Eviterei di andarci dentro, però vabbè. Entro proprio perché non c'ho nient'altro da fare. Senti, delle bottiglie. Cosa ci fanno? Perché ci sono delle bottiglie? Devo già distrarre qualcuno, sono convinto. Che cazzo è questo? Ragazzi, è un tizio. Senta, lei non è che per caso lei è gentile, visto che ehi, gli altri sono strani. Siete di queste parti? Non so dove. Ascolta, zio, non so a quanti horror hai giocato tu, però. Io che ho un po' più di esperienza. Non si parla con i morti che camminano. Non è una cosa buona. Cazzo è? Cos'è? Ragazzi,
Raga, ok. Non te l'avevo detto io, scusa, che mangiare lo yogurt scaduto fa sto effetto? Raga, c'è troppa gente figa in sto posto. Non è che posso... Ecco, come non devo combatterli pure. Adesso ho capito a che serve la bottiglia, ci mancava solo questo. Ma se io tipo gliela lancio in faccia di prepotenza, tipo così. Non l'ho preso, cazzo, quasi. Non m'ha visto, non m'ha visto. Madonna, che stealth, raga. Che stealth. In 2 secondi si è popolato sto posto. Non c'ho proiettili, non c'ho un cazzo. Cosa devo fare? Ah, le lattine, mio Dio. Cioè, io in sto gioco vado avanti a lattine. Non so se è normale. Dove devo andare? Idea o di là? Non ne ho idea. Vado dall'altra parte, va. Ecco, via, 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 veloce, veloce. Vabbè, io corro perché tanto sei stupido. Che poi quel tizio lì quel ragazzo lì che è mio amico. Merda! No, 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 no. Però, ma che fa? Madonna, che mira di merda che c'ho anch'io. Sono riuscito a mancarlo da un metro, è incredibile. Sembra un attaccapanico sta roba che c'è. Senti, zio, io vado avanti, non è che posso. Cazzo, Elot, deve entrare in casa, deve entrare in casa. No, non mi morire così. Non mi mica, c'ha più resistenza lui che uno zombie, ma si può. Merda, veloce, veloce, ecco, bravo. Possibilmente chiudi, ecco. Non aprono le porte, sì, stronzi, vero? No, non stanno aprendo. No, cazzo, invece le apro. Senti, buon uomo, mi aiuti? No, non mi aiuta nessuno in sto gioco. Di qua devo... Qualcosa mi dice che ho sbagliato strada. Forse ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio. Devi morire. Sì, madonna, quanto godo. Quanto godo. T'ho fatto più attaccapanini quanto non lo fossi già prima. Ho trovato una torcia che non so che cosa me ne faccio, però vabbè. Ah, tra l'altro c'è la lanterna, una lanterna della madonna, però io ho la torcia. Ah, veniamo lì. Proiettili, grazie a Dio i proiettili. Ma buongiorno, sono tornato coi proiettili, bello stronzo. Stavolta t'ho anche preso. Ascoltami, sei sempre più bello di prima, questo dove, voglio dire. Fanculo, raga, non muore. No, ragazzi, non muore. Eccolo lì. Oh, che sei anche più bello così. Non era un proiettile, era un bazooka sto coso. Cioè, non si può fare un cazzo di metro che c'è gente ovunque. Tanto come fa a non vedere. Vabbè, c'ha una trave in testa, forse. Ce la faccio. Sì, mi piace troppo quando li prendo da dietro così. Non so perché. C'è veramente troppa gente in sto gioco. Cioè, non posso fare un metro. Mi è venuta un'idea, ma non so quanto può funzionare. Aspetta un attimo. A bello del zio, mi vedi? Bravo così. Allora, ascolta, seguimi. Forse passa in mezzo alla trappola. Ce la fai. Sì! Suca! Che raga, ha funzionato. Per una volta che faccio qualcosa che serve. La prima in assoluto. Tutte le fottute idee che ho nei giochi in genere non funzionano un cazzo. Ma questa ha funzionato, non si sa perché. Ascolta, amico mio, vieni di qua, grazie. Girati, per favore, gira. Bravo, ecco qua. Adesso seguimi. Di qua. Guarda che bella la torta. Bravo così. Ma che cos'è sta? Ma come ha fatto a passare? Cioè, io non c'era nessuno. Che cos'è? Raga, c'è. No. Sì, vabbè, ma c'è gente brutta qua dietro. Sì, vabbè, ma questi mi stuprano. Ragazzi, ma cos'è? È svenuto a caso, mamma. Veloce. Vabbè, moriamo. Minchia. Dai, cazzo. Sì. No, io sono morto, sono un uomo morto ormai. Veloce. Dai. Mi sono esplosi tutti. Mio Dio. Devi morire. Devi morire. Minchia, cosa sto facendo? Ragazzi. Madonna, tanta roba. No, io questa è stata l'azione più bella della storia. Ragazzi, non ce la faccio ad aprire quel ponte senza che questi tizi si alzino. Ma se io tipo li sparo prima che si alzino, si può fare? Ecco, infatti l'altro si sta alzando. Brutto stronzo. E muori. Si alza, ma basta, stai a terra. Raga, io non posso andare, io ve lo dico, non posso andare avanti così, mi fanno il culo. Veloce, ragazzi. Che ansia che c'ho. Devo, non mi sta bene. Ah, ok. Posso anche girare la visuale, perfetto. Non mi ha visto nessuno. Grazie a Dio. Raga, no, io non posso fare. Io voglio capire quel tizio che stavo. Quel mio amico dove è andato a finire. Come ha fatto a passare sto punto? Non è possibile. Guardate che coltivare Maria in sto stato è illegale. Quindi vi denuncio. Ma finché si fumano la Maria tra di loro, va bene così. No. Questo mi ha visto. Mi ha visto. Adesso mi ha visto, cazzo. Non di qua non si passa. Di qua non si passa. Vabbè, ma si può fare. Veloce. Cos'è il concerto di One Direction? Se riuscissi a correre più di un metro. No, guarda che è incredibile. Che fai? Sì. Porca puttana. Dovevano andare così, mi sa. Mi sa che l'hanno fatta apposta.
Gente bella, madonna! Ragazzi, che cazzo sei? Ragazzi, siamo tutti Jackie Chan in questo episodio. Non so perché, ragazzi. Altair è una pimpa in confronto, credete. Sono mezzo morto, tipo, vabbè. Siamo risorti, ragazzi, da un lago a caso. Cioè, tipo, questa... Non potevo farlo dall'inizio. Mi buttavo nell'acqua e mi facevo tutto il livello in mare. Sarebbe stato meglio. Vabbè, fatemi capire. Un corvo. Se lo sapevo, gli sparavo prima. Vabbè, ragazzi, andiamo avanti e non facciamoci domande perché ancora... mi stavi sul culo, abbi pazienza. E che ha droppato una torcia. Raga, bomba a mano, ma certo. È un classico vedere dei corvi con delle bombe a mano addosso. Provare dei proiettili, raga, perché non c'ho più un cazzo di proiettile. Giorno, io c'ho una pistola scarica, però ce l'ho. Chi è che ha aperto la porta così? Aperto, no, seriamente. Sì, vabbè, ma qua crolla, si aprono porte, crolla tutto a caso. Dove siamo finiti? Madonna, questo è il paese dei balocchi per caso, sono nel posto giusto? Ascolta, zio, ma sei per caso dove è la sala giochi in sto posto? Perché mi devo divertire. No, vabbè, allora ti brucio. No, perché quelli che non mi danno indicazioni mi stanno sul culo, abbiate pazienza. Ragazzi, ma è normale che si aprono le porte a caso? Io non ci dovrei neanche entrare in un posto dove si apre la porta da sola. E si chiude da sola. Cioè, ci avrà un sensore, sarà... Che cazzo è una mannaia? Ho trovato una Madonna, adesso faccio i culi. Cos'è? Che cazzo è sto? Cos'è sto? Lo so, ci avrei scommesso che sarebbe esploso, però me ne sono accorto troppo tardi. Comunque, ragazzi, c'è qualcosa che continua a non tornare. Come mai c'è... Ci no. Sono... Ragazzi... Chi è là? No, non spari. No, sei tranquillo, tanto è scarica. Sono un dottore, Marcelo Jimenez. Ha visto qualcun altro? Il mio paziente, Leslie. L'ho visto scappare via. Ah, sì, il tizio dell'ambulanza, questo. In silenzio. Ma che cazzo è arrivato qua? Allora, fammi capire, amico mio. Guardi, cioè... lei stesso. Guardi. Quelle cose mi hanno inseguito fin dentro il villaggio. Anche a me. Quanto son belli, sono raga. Non è che sono... Leslie è entrato là dentro. Come cazzo ci è arrivato là dentro? Come ha fatto a passare? Come ha fatto a passare sta gente? Uno di noi li deve attirare lontano, l'altro aprirà il cancello. Indovina chi è che li deve attirare lontano, Sono convinto. Ma zio, se ti dicessi che scarica, ti prendo a calci nel culo. Non ho proiettili, cazzo, come faccio? Ehi, sono qui! Esatto, di qua! Avete presente la demenza? Quel vecchio, ecco, questo tizio la rappresenta. Ragazzi, non so se quel tizio è... Cazzo! No, devi morire! Bella madonna, che botta! Veloce, minchia, raga! Sono morto, sono praticamente morto, non ce la farò mai. Bella madonna, quanta gente c'è! Ascoltate, se si aziona sto coso sono morto. Raga... Ragazzi, non c'ho un fottuto... Cos'è? Cazzo, devo trovare un riparo. Merda! Veloce, no, non mi piglia. Non ho preso... Suca. Allora, ragazzi, adesso ce la faccio. Devi morire! Boom! L'ho mancato. Boom! L'ho preso. Ho finito i colpi. Porca puttana! Non è possibile. Come faccio a finire ogni volta i colpi in 4 secondi? Cos'è? Tira, dimmi che si apre la porta. Ok, raga, mi sono caduti 3000 coltelli in faccia, però no, questo è tipo, ragazzi, ci trovavo. Sì, Gesù, speravo che fosse questo come il Resident Evil. Fucile a cannone, minchia che figo, raga, adesso sono cazzi loro. Se per caso qualcuno mi arriva davanti lo smolecolo. Buongiorno signora, scappi un attimo, guardi qui. Ecco, perfetto, le piace? Come cazzo apro il... Come diavolo faccio ad aprirlo? Ma dai, non è forse la domanda che ho fatto io giusto un secondo fa? Perché questo c'ha un fucile? Che cazzo fa col fucile? C'ho ma un fucile, raga. Non è normale. D'accordo, ragazzi, però ci concludo qui perché è stato... veramente, sta diventando tragico sto gioco. Tragico. Comunque, ragazzi, se il video vi è piaciuto, come al solito, lasciate un commento, mi piace. Anche la pagina di Facebook, e come in ogni video, trovate nella descrizione. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi e ci rivediamo in un prossimo video. Bella, ragazzi.